vivo live. Ascoltiamo la musica che sale. Davvero dal vivo. Tutto quanto con Vivo Live. Ogni sabato pomeriggio dalle 2 alle 3, incontri in studio. TRS Radio, frequenza musicale che presenta ogni settimana artisti e ogni settimana musica, ma non solo musica. Vivo Live, TRS Radio, radio davvero, davvero Vivo Live. Buon pomeriggio, ben ritrovati su TRS Radio, lo spazio del Vivo Live, questo spazio rinnovato, mettiamola così, almeno a livello di video. Per causa, insomma, pandemia, causa Covid, non potendo ospitare nei nostri studi gli artisti, beh, lei sarebbe un po' difficile da ospitare in questo periodo, però insomma bisognerebbe aspettare il suo rientro, che non si sa mai quand'è, ma è un piacere comunque riaverla ai nostri microfoni, in questo caso anche per chi ci seguirà sul nostro canale YouTube anche in video, ovvero Arianna. Ciao Arianna, come stai? Tutto bene Simona, grazie mille. Siamo chiusi qua a Londra in realtà per ancora un pochettino, però poi si spera in teoria di ritornare alla vita normale il prima possibile, quindi speriamo. Esatto, infatti dicevamo un po' difficile al momento averti nei nostri studi perché insomma tu sei ancora a Londra a studiare. E poi ritornerai nella tua Cavalier Maggiore, insomma, non so se definitivamente o solo saltuariamente per trovare quelli che sono... dubito, magari rimarrà il mio posto vacanza, però ecco. Bene. I piani magari sono di viaggiare un po' tutto il mondo, ma vediamo, perché con questa pandemia i piani sono caduti, si sono ribaltati tutti, quindi... Si riprogrammerà. Assolutamente sì. Senti Arianna, noi ci ritroviamo perché nel corso delle nostre chiacchierate, insomma, è andato avanti un tuo progetto, il progetto musicale, come dicevamo, partito forse neanche, almeno credo io, con troppe ambizioni, nel senso il voler imparare e studiare qualcosa di diverso a livello musicale in un altro stato, mettiamola così. E poi mano a mano invece quello che, insomma, le occasioni che ti si sono presentate davanti hanno fatto sì che tu potessi iniziare questo tuo percorso. Torniamo un pochettino indietro, non dico proprio a quando tu hai iniziato a muoverti all'interno della musica, insomma col canto e non solo, ma un pochettino a ripartire e a capire che cosa stavi facendo qui come percorso musicale e poi quello che invece hai trovato a Londra e quindi la necessità di andare a Londra. Ma in realtà ho iniziato allora, vabbè, a cantare, a prendere lezioni private quando avevo 13-14 anni in due istituzioni private, prima a Savigliano e poi a Fossano, la fondazione Fossano Musica, e ho preso lezioni private di canto, chitarra, pianoforte e solfeggio, quindi quelle erano le quattro basi che mi hanno portato fino ai miei 18-19 anni. E poi in realtà da lì è nata l'esigenza di imparare a scrivere. Perché? Perché in realtà da quando sono piccola, da quando ho 14 anni, scrivo canzoni sui miei diari, ho proprio la necessità di scrivere dei pensieri, e al che da lì poi è partita l'idea di dire perché non provare a farlo a livello di professione. E quindi a 20 anni, da 19 ho detto parto, vado a Londra, vado a studiare, e infatti mi sono iscritta poi alla BIM, in cui studio songwriting, quindi composizione musicale, in cui non solo si parla di composizione, ma si parla anche di business, di management, di come promuovere la musica, quindi ha un aspetto più a 360 gradi rispetto alla composizione vera e propria. Ecco, e quindi e mi fermo un attimo su questo fatto, sulla composizione vera e propria, no? Questo business a 360 gradi legato alla musica. Già forse questo è un primo punto di differenza tra Italia e magari stati esteri, che nella musica pensano di dover far vedere all'artista com'è la composizione completa, nel senso che molto spesso da noi quando si parla di composizione musicale o di songwriting, quindi di scrivere, anche il modo di scrivere, si pensa solo allo scrivere il testo, ma non si guarda forse anche oltre quello che poi è la promozione di se stessi, o sbaglio? Esatto. Secondo me quella è stata una delle grandi differenze che mi ha spinto a muovermi a Londra. Cosa a 360 gradi. In Italia in realtà non è che non ci sia questo,
è diverso, secondo me la tecnica e l'apprendimento è proprio diverso perché Londra è molto più pratica, ci sono molte più cose pratiche, i concerti che si possono fare in ogni pub, si potevano almeno fare prima della pandemia, per cui ti dà un'impronta proprio più diretta col pubblico rispetto all'Italia in cui magari fare concerti non è così usuale. Rispetto a Londra, esatto. A proposito, insomma, di quello che poi tu hai realizzato a Londra, beh, è una scuola importante questa dove si ha la possibilità effettivamente di collaborare anche con grandi artisti che, insomma, noi molte volte ce li sogniamo, no? E diciamo, ah sì, Tizio e Caio, poi invece in realtà in quel caso li hai proprio di fronte, carne ed ossa. Com'è la sensazione, insomma, di conoscerli prima anche solo come scritto, come nome scritto su un disco, se vogliamo, come produttore, come arrangiatore, e poi doversi rapportare? Cioè, qual è lo scoglio da superare? Allora, io devo essere molto onesta. Sono partita il primo anno, sono venuta qua a Londra e non mi ero informata molto su chi fossero esattamente tutti gli insegnanti presenti. Quindi non ho avuto questo scoglio perché io sono andata direttamente dagli insegnanti e ho detto: guarda, io ho queste composizioni musicali, posso avere un feedback? E da lì poi ho capito, cioè, secondo me loro hanno percepito che non sapessi esattamente chi fossero tutte queste persone molto importanti e quindi in realtà non c'è stato quello scontro subito, ma c'è stato lo scontro per cui ho ricevuto dei feedback super importanti e da lì allora poi mi sono andata a informare, è nato un rapporto di collaborazione che è durato, in realtà è durato dall'inizio fino alla fine. È successo che sì, chiaramente dopo questi incidenti sul percorso mi sono poi informata effettivamente su chi fossero gli insegnanti che mi insegnavano e sulla quale potevo fare queste sessioni uno Certo. a uno. Però devo dire che specialmente con Pete Smith, che è il produttore di Sting e Stevie Wonder, ho avuto un rapporto che è stato duraturo durante tutti i 3 anni e abbiamo avuto appuntamenti ogni settimana e c'è stata una crescita a livello personale e di scrittura elevatissimo. Perché? Perché chiaramente lui ha fatto la storia della musica in generale e quindi il suo parere, il suo feedback su un artista, su una new entry è sicuramente più importante rispetto a tanti altri, rispetto ad altre persone. Beh, diciamo che alle volte il non sapere troppo forse aiuta a essere anche più naturali e quindi a È vero, instaurare un rapporto di amicizia anche diverso, no? Non lo so. completamente d'accordo, è vero, sì. Senti, noi ci ritroviamo perché, insomma, è uscito, deve uscire tra poco uno dei tuoi nuovi singoli legati anche a una cosa molto particolare, una giornata particolare. Io ne vorrei parlare tra poco, perché continuando il nostro percorso di chi è Arianna, perché lo ricordiamo, non è Arianna tutto completo, ma insomma tu hai scelto anche di mantenere il tuo nome, dividerlo, ma farlo anche tuo come, diciamo, nome d'arte, eh? Hai fatto una scelta anche coraggiosa, secondo me, non solo dal punto di vista del nome, ma anche dal punto di vista di un progetto che vede anche un po' contrapporsi quelle che sono anche due personalità. Molto spesso ti viene detto lo yin e lo yang, il bianco e il nero, vediamo anche, insomma, dalle tue immagini. Esatto, questa differenza, questo osare e non osare. Beh, intanto, perché una scelta così, se vogliamo, coraggiosa, ma anche un po' anticonformista, secondo me? In realtà penso che sia nato proprio dal fatto che io sono sempre stata troppo conformista e ho sempre avuto paura di espormi troppo, ho sempre avuto paura del giudizio altrui e sono sempre rimasta nel conformismo più totale. Ed è una cosa che in realtà di cui non è che me ne pento perché ho imparato tanto, ma è una cosa di cui sto cercando di staccarmi e secondo me il partire e l'essere venuta qua a Londra in una realtà completamente nuova dove la realtà londinese chiaramente non è la realtà di Savigliano e di Cavermaggiore, mi ha aperto ad un mondo a cui io forse non ero tanto preparata e quindi ho dovuto analizzare e conoscere me stessa e cercare di non giudicare gli altri. Secondo me questo è stato l'insegnamento più grande che ho avuto venendo qua a Londra ed è una cosa che io in realtà vorrei cercare di non insegnare agli altri, ma far capire agli altri, cercare di trasmettere tramite l'immagine o tramite le canzoni che scrivo. Quindi, insomma, l'insegnare a essere naturali, essere se stessi al di là dei giudizi.
che non è una cosa facile da fare, perché più cerco di analizzare i miei pensieri, più mi rendo conto che non è una cosa assolutamente facile. Ma il giudizio che abbiamo al primo impatto è quello che in realtà poi può essere lo specchio di noi stessi. E quindi, secondo me, andare a lavorare su quello può analizzare noi stessi, farci crescere, farci elaborare tanti concetti che in realtà magari non sono nostri, ma che abbiamo appreso da amici, Sì, è parenti, abitudini. vero. Questa nebbia londinese secondo te aiuta a dover non guardare forse troppo oltre? Secondo me la differenza, sì, la differenza tra una grande città come Londra e così tante culture insieme, sì, decisamente può aiutare. Non bisogna spostarsi necessariamente in una città grande per imparare questi concetti, perché si possono imparare tutti i giorni. Per me è stato quello che ha dato, sì, proprio, che ha cambiato il Che tutto. ha dato la svolta, diciamo, a La quella svolta. che poi è stata la partenza di una Arianna in modo, a livello musicale. Allora, proprio a livello musicale, noi vogliamo iniziare questo nostro percorso anche oggi nel nostro vivo live da un brano. Da quale brano possiamo iniziare per poi, ricordo, arrivare a quello che sarà il nuovo singolo? Io inizierei da Lost Again, forse, che ho scritto un anno fa e che ho rilasciato ad aprile, ed è un brano a cui tengo particolarmente perché Allora parla ce lo appunto di racconti tra questo. poco. Noi ce lo Perfetto. ascoltiamo e poi andiamo a scoprire dopo quando è nato questo brano e le varie collaborazioni. Grazie mille. Don't feed me anymore. Left my doll room with nowhere to go. Nothing at all. Maybe I'm not the same anymore. I swam against the streams that bend my soul. You know you're with. Trying to sail upstream instead of there. It seems like you don't care. What if I say I'm not okay? Do you get what I'm saying? Am I a stranger in your heart? Something just to sit apart. Then should I say? Straight.
dopo questo primo singolo, noi insomma iniziamo il percorso anche musicale di Arianna. Abbiamo un po' raccontato quella che è la tua vita a Londra e anche all'interno della BIM. Questo brano, dicevi, sei molto legata, beh, credo come tutti i brani cui scrivi, no? Credo che ognuno abbia la propria storia. Perché abbiamo iniziato proprio da questo? In realtà questo è un brano che ho scritto in pochissimo tempo. Sono andata in studio appunto alla BIM e c'era una collaborazione tra un produttore e io sono entrata in studio quasi per caso, ho sentito la traccia, ho iniziato a improvvisare sopra la traccia ed è poi il risultato finale di Nothing at All. E quindi dato che è nata proprio una... e forse è stata una delle prime volte che ho improvvisato una traccia completamente in studio, e parla appunto di questa differenza, come parlavamo già prima, dell'Italia rispetto a Londra, e il fatto che io dopo 9 mesi tornassi in Italia, magari sai, i contatti che avevo in Italia poi non erano più così forti, e quindi parla un po' del cambiamento, tra virgolette, della sofferenza forse che ho provato i primi anni a venire a Londra, a staccarmi dai miei contatti, arrivare qua da sola in una città così grande. E quindi è una traccia in realtà che dico come prima traccia è quella che rappresentava questo mio disagio forse del viaggiare, di essere spostata in una città così grande. Quindi questo disagio che poi insomma mano a mano è, non dico terminato, perché penso che comunque già avere una doppia, diciamo così, cittadinanza, mettiamola così, se possiamo dire, insomma, crea comunque sempre un po' di disagio su anche gli affetti, non solo poi dove tenerli, dove averli più forti e meno forti. Però sicuramente ritorna un po' in quello che si diceva prima, nel tuo modo di cambiare, nel tuo modo di essere, questo bianco e nero. Ma il grigio veramente non esiste come sfaccettatura? Allora, penso di aver analizzato proprio ultimamente il fatto che sicuramente tratteremo dopo dell'argomento del rilascio del nuovo canzone, ma penso sia molto collegato il fatto del bianco e nero e del nuovo pezzo che esce, perché penso di classificarmi perfezionista proprio in tante cose che faccio, cerco di ottenere sempre il massimo dei livelli. E il fatto di dover scegliere, perché mi stavo pensando a un brand, a un'idea che potessi dare, il fatto di scegliere colori metteva ansia, perché i colori potevano avere diverse sfumature, quindi ho detto no, perché il bianco e il nero sono gli unici due colori che non hanno sfumature, che posso combinare insieme e saranno sempre bianco e nero. Quindi in realtà tutto questo nasce da un'idea mia di perfezionismo che ho in testa e che mi ha portato poi in realtà a sfociare in delle vie d'uscita che possono essere tramite il cibo, tramite appunto dei disturbi che poi si creano perché la vita non può essere perfetta. Esatto, perché dicevo, insomma, questo essere troppo perfetti alla fine può anche mettere in crisi, no? Doppiamente in crisi. Come anche forse la scelta, se vogliamo, di quale genere musicale puoi portare avanti, nel senso che insomma in questo tuo percorso anche tu hai dovuto tastare più generi musicali per poi capire in quale effettivamente, no, ti ritrovavi. Ecco, chi è che ti ha aiutato poi anche in questa scelta? In realtà penso sia proprio stata l'università, nel senso che tutte le settimane dovevamo scrivere nuovi pezzi, tutte le settimane dovevamo collaborare con nuova gente, tutte le settimane dovevamo essere in studio. Penso che proprio il mettermi tutti i giorni a pensare costantemente a quello abbia poi portato a definire, che poi penso che in realtà come ogni persona cambia, ogni progetto musicale può cambiare, quindi penso di aver intrapreso una strada che per me adesso è chiara, adesso, ma che tra 2 o 3 anni potrà essere completamente diversa. Penso di essere molto nel mondo pop, però non è detto che questa cosa non cambi, ecco. E che chi è che ti ha influenzato nell'arco degli anni a livello musicale? A livello musicale sono stata ispirata tantissimo da Demi Lovato. Quando alla Disney Channel lei era uscita, io sono cresciuta con lei e penso che sia stata lei che mi abbia proprio buttato sul campo della musica, in realtà. Però è proprio da lei che, leggendo le novità, leggendo per cosa i concetti per cui lei, adesso mi vengono i termini inglesi, stand for, per cui lei
a cui lei si affidava, ho poi letto delle notizie riguardo a disturbi alimentari, riguardo a delle patologie per cui lei soffriva, che mi hanno, penso, anche poi influenzato, o in realtà mi hanno fatto scoprire dei lati di me che non conoscevo. Altre influenze grandissime penso siano James Brown a livello americano, che è molto distante in realtà dal pop di Demi Lovato, ma proprio per il suo obiettivo di decidere, adesso mi viene di nuovo, di promuoversi per qualcosa che lui credeva e di non solo scrivere musica, ma scrivere dei concetti, fare musica per far arrivare dei messaggi alla gente. Sicuramente i messaggi anche di queste persone che sono già nel campo musicale aiutano magari anche a rivedere se stessi e magari anche capire dove poter magari cambiare qualcosina, no? Adesso mi facevi sorridere che dicevi mi vengono i termini inglesi e allora ti chiedo quanto è cambiato anche il tuo modo di pensare, visto che comunque anche la grammatica stessa è diversa e anche il modo poi di esprimersi risulta diverso tra italiano e inglese. Ma penso di essere adesso più abituata a scrivere anche banalmente le mail in inglese, e quindi quando mi ritrovo a scrivere email in italiano non riesco mai a capire l'introduzione o come devo concludere la mail. Ma secondo me è proprio una questione di abitudine, per cui va bene che le sto tenendo entrambe, però adesso devo per contro rimparare un pochettino di italiano per Quando quanto riguarda. tornerai, per quando Esatto. ritornerai. Tra l'altro, il tuo percorso musicale, insomma, è continuato e continua perché a fine anno, diciamo dopo l'estate, dovrebbe uscire questo famoso tuo primo album. Finalmente. All'interno, che cosa troveremo? Cioè, non è che mi devi dire proprio di specifico, anche perché non puoi svelare tutto, ma che cosa troveremo di Arianna? Troveremo, penso, la crescita e il percorso che ho fatto in questi 3 anni. Quindi sarà un album molto vario. Molto vario, ci saranno anche dei pezzi che in realtà non saranno proprio delle canzoni. E saranno delle cose un po' particolari, per cui non sarà un solito album. Non ci saranno le solite 12 tracce, sarà un album sperimentale, che è un progetto in realtà che a me va di chiamare album. In realtà può essere un intermezzo tra un EP e un album. È una roba un po' particolare, per cui magari ci saranno interludi, preludi, ci sarà una storia raccontata, ci saranno diverse produzioni, almeno 7-8 produttori, altri 5-6 cantautori che mi hanno aiutato a scrivere i pezzi. Sarà un progetto un po' più ampio rispetto a quello che ho sempre lavorato, e ci saranno influenze tanto diverse, quindi non ci sarà un solo prodotto con una sola produzione, ma ci saranno più prodotti insieme. Ecco. Potrebbe essere un ritorno un po' a quelli che erano i concept album, visto che mi parlavi di storia, quindi una storia che viene raccontata in queste tue tracce in modo diverso. Non dico Allora, la di musical, ma insomma sul genere, ecco. Penso che la differenza tra un concept album che può essere scritto in realtà in poco tempo e a livello molto strutturato, questo penso sia più un ritrovare me stessa e i pezzi di me stessa in questi 3 anni, che sono poi fondamentalmente l'inizio della mia carriera. Non so se lo definirei concept album, nel senso che c'è una storia, ma è più la storia dei miei 3 anni, che è un po' vasta. Però sicuramente c'è la storia di me stessa sotto forma di tracce che hanno diverse influenze. Un pochettino un Sicuramente. puzzle, cioè Sì, componi un esatto. puzzle, come se fossero tutti i pezzi di un puzzle e mano a mano che ascolti questo lavoro, insomma, vai a Si ricomporli conosce. piano piano e si forma la tua figura intera, così. Esatto. Senti, tu hai parlato di tanti stili e tanti produttori, Ma io mi ricordo che in un brano tu hai faticato molto a trovare il, diciamo così, adesso non so se è proprio il produttore o il compositore, adesso io poi, cioè le differenze sì le so, ma devi dirmi tu nel comporre questo brano, cioè non sembravi mai soddisfatta. Il pezzo di cui parliamo è Talk to You, ed effettivamente ci sono andate 2 anni per trovare la produzione, e penso di aver cambiato 5-6 produttori diversi completamente, nel senso che ho scritto il pezzo per un produttore svedese,
Poi il pezzo in realtà a me non convinceva, quindi ho cambiato, sono andata da un altro produttore e l'ho riscritto, riarrangiato, riprodotto e quello doveva essere il pezzo finale che poi alla fine avrei dovuto rilasciare. In realtà passano 3 mesi, non soddisfatta, vado da un altro produttore inglese e riguardiamo e riarrangiamo semplicemente il pezzo. Ritorno in Italia, ritorno ai Lobster Studio di Savigliano. E non soddisfatta, ricomincio la produzione e questa volta la produzione è quella finale. Però secondo me vuol dire tanto, la produzione del pezzo, i suoni che si cercano, i suoni che si trovano, cosa vuoi trasmettere attraverso quei suoni. Quindi in realtà a volte capita che trovi subito la produzione adatta e che sei convinta al 100%, a volte passano 2 anni e non sei ancora soddisfatto, quindi è proprio dipende da pezzo a pezzo. E dipende anche dal tuo essere troppo precisa a questo punto. Ritorniamo Ritorniamo, sul. però mi fa capire anche perché tante volte gli artisti magari ci mettono più tempo a realizzare un album, ma non perché non hanno i lavori pronti, ma perché effettivamente cercano anche il modo più giusto per raccontarsi, no? Forse. E quindi devono Assolutamente. cercare la propria strada. Senti, se sei d'accordo con me, ci potremmo ascoltare questo pezzo e poi andare un po' più nel Volentieri. dettaglio Ecco anche delle collaborazioni. Che dici? Lascia a te lanciare anche il video. voi, talk to you. Dreaming about us every day and night, from the time you crossed my sight. Sleeping in your bed, your body close to mine. Did it pass the test? Well, I wanna talk to you. I wanna talk to you. What is going on between us? And when will I realize you made her not a lie? When will I realize? Talk to you. I wanna talk to you. Talk to you. What is going on between us? And when will I realize you're not my model type? When will I realize? Hey, no, wanna waste all my time. Don't know what it is I'm trying to find.
Allora, questo è il secondo brano che ci ascoltiamo oggi nel nostro Vivo Live su TRS Radio insieme ad Arianna, direttamente da Londra, quindi insomma abbiamo anche scavalcato, siamo andati oltre la Manica, abbiamo preso a vostra scelta il tunnel sotterraneo oppure il traghetto, insomma decidete voi cosa vi fa meno paura, ecco, mettiamola così, e stiamo chiacchierando molto piacevolmente di questo tuo progetto, questo tuo nuovo percorso, questo tuo nuovo lavoro che dovrebbe uscire dopo l'estate. Dicevamo, dopo questo brano che ci siamo ascoltati, beh, che poi ci racconterai un attimo com'è nata anche, no, l'idea e di che cosa tratta questo lavoro, insomma, sei riuscita a trovare, diciamo così, la collaborazione più appropriata, più giusta proprio qui da noi, nuovamente a Savigliano, alla Lobster Studio. E allora ti chiedo, prima di raccontarci un po' questo brano, di che cosa tratta, quanto sono importanti le collaborazioni, perché tu nell'arco di questi brani che hai realizzato hai cercato molto collaborazioni esterne, ma in questo caso anche di casa nostra, su più fronti. Ecco, in realtà partire proprio da quello, dalle collaborazioni, che penso siano un concetto che ci hanno insegnato tantissimo all'università qui a Londra, alla BIM, perché ogni settimana ci lasciavano, dovevamo collaborare con artisti diversi. E per me collaborare è la chiave della scrittura, è la chiave della musica. Sono una persona molto estroversa, quindi mi piace lavorare in gruppo. Da sola riesco a lavorare, ma in realtà è un fatico perché gli input esterni sono in realtà la base del lavoro che faccio. Quindi collaborare e trovare le persone giuste con cui lavorare in realtà è veramente importante e non sempre si riesce a condividere gli stessi interessi o le stesse idee. Quindi la comunicazione nel collaborare è la seconda chiave importante. Sono soddisfatta di tutte le collaborazioni, di tutte le persone con cui ho lavorato, specialmente con Talk to You. Ritornare però a casa, ritornare da Massimo Barberis al Lobster Studio, che in realtà conosco da ormai 4-5 anni, mi ha dato forse la sicurezza che prima non avevo. E quindi poi insieme abbiamo capito che cos'è che volevessimo ottenere dalle altre produzioni, che cos'è che di nuovo volevamo aggiungere. Ecco. Beh, sono delle belle parole, che tu dici, soprattutto di comunicazione e di collaborazione. Molto spesso sappiamo che quando abbiamo dei progetti nostri, noi siamo sempre più tentati a rimanere chiusi, no? Non accettare anche forse troppe anche critiche, no? Da parte di esterni. E invece questa scuola, come dici tu stessa, insomma, aiuta molto ad allargare quella che è la nostra mente, non essere troppo chiusi in noi stessi e guardare solo il nostro giardino. Questo brano che tu hai scritto, beh, intanto di che cosa parla? Perché, cioè, sicuramente ha la parola parlare, ma parlare in che senso e a chi? Esatto, parla proprio della comunicazione in generale, tra relazioni, tra persone. In quella canzone in specifico parla di una relazione che ho avuto io 2 anni fa qua a Londra, che non è in realtà andata a buon fine, e per cui dicevo, in realtà, talk to you, let me talk to you, I would like to talk to you. Voglio parlarti, ma non so come parlarti. E forse il fatto che l'ho anche prodotta più volte mi ha dato la forza di dire ok, perfetto, bisogna parlare, bisogna farlo. E quindi ritorniamo di nuovo al livello della comunicazione tra persone, tra relazioni, il modo in cui esprimersi, eccetera. Si parla di parlare, ma tu, Arianna, sai anche ascoltare? È una domanda difficile che ho dovuto in realtà. Ho fatto un percorso, appunto, adesso ritorniamo penso sulla mia ultima Sì, release che sì, sarà poi Lost Again. sì. So ascoltare, mi ci sono andati anni per imparare ad ascoltare, purtroppo. Ho sempre preferito, ecco, che gli altri ascoltassero me, ma ho sempre trovato difficile ascoltare gli altri. Ed è un percorso che in realtà ho iniziato a fare con una psicologa di Savigliano, quando avevo 14-15 anni, perché sono sfociata nel problema dei disturbi alimentari. E quindi con lei poi abbiamo intrapreso un percorso in realtà che ha analizzato diversi punti, non solo il disturbo alimentare, perché poi il disturbo alimentare non è causato da una sola causa, ma che era Certo. proprio un'analisi di me stessa e di chi fossi io e di che cosa volessi trasmettere, e di
di quali fossero i miei bisogni, ecco. Sì, dell'accettarsi, no? Molte volte, insomma, non ci accettiamo per come siamo e cerchiamo chissà che cosa, poi anche rovinando un po' quello che è il nostro corpo esteticamente, ma mentalmente anche la nostra testa, il nostro cervello. Tra l'altro, appunto, tu fai uscire questo lavoro in occasione poi della Settimana Mondiale dei Disturbi Alimentari, che sarà il 15 marzo, lo ricordiamo, e viene anche ricordato con questo fiocchetto lilla. Perché la scelta di, beh, sicuramente fare un testo così importante e metterti ancora più a nudo e fare quasi un coming out nel senso di quello che è successo a te. Esatto, sì, però penso sia in realtà necessario. In realtà l'ho trovata una mia necessità, per cui quando ho scritto la canzone, in realtà 2 anni e mezzo fa circa, il mio problema con i disturbi alimentari sembra essere completamente sparito. E quindi mi ci sono andati 2 anni per realizzare che cosa stesse succedendo, come mai. Secondo me ci sono state più influenze che hanno, anche già solo il fatto di essermi trasferita a Londra e di aver deciso che volevo far diventare della musica la mia carriera, anche già solo prendere posizioni un po' più importanti, penso possa avermi aiutato in realtà a sconfiggere questa malattia, questo disturbo. E il fatto di poterlo dire agli altri e di poter dire è una cosa che esiste, è una cosa che c'è. E non è esistita solo per me, ci sono tantissime Certo. adolescenti che purtroppo ne soffrono e purtroppo non ne vogliono parlare perché ricordo io a 14 anni che non, assolutamente non ne volevo parlare con nessuno che non fosse la mia psicologa. Poi chiaramente ho avuto la necessità di dirlo alla mia famiglia perché la situazione si stava aggravando e forse è stato proprio in quel momento che ho avuto la rivelazione e ho deciso di farmi aiutare. Il messaggio che vorrei in realtà rilasciare agli altri, alle persone che ci stanno ascoltando, è proprio quello di parlare. Di parlare con le persone di cui ci teniamo, a cui siamo legati, perché non è una cosa che non si può risolvere. Io pensavo che non si potesse risolvere. In realtà, dopo anni, sono soddisfatta di poter dire si può risolvere e il problema può davvero sparire. Rimarrà Certo. sempre, chiaramente dentro di te, non è una cosa che sparisce da un giorno all'altro, ma con anni di lavoro posso dire che si può uscire e si può veramente stare bene e capire qual è la realtà al di fuori, che non sia solo dentro, ecco, dentro noi stessi, un'idea che noi ci facciamo di noi stessi, ma al di fuori le persone ci vedono in modo diverso e quindi cercare di ascoltare, appunto, come dicevamo prima, gli altri. E di chiedere aiuto penso siano i passi principali che ho fatto e che consiglio agli altri. Sì, non aver paura chiedendo aiuto di essere giudicati malamente, no? Ma anzi, è proprio avere un aiuto esterno proprio perché non siamo lucidi, no? In determinate situazioni, in determinati momenti non siamo lucidi. Un video, tra l'altro, sempre a proposito di collaborazioni. Lo anticipo, ma poi il video uscirà effettivamente il 5 di marzo sulle tue piattaforme. Da noi un po' in anticipo, così per chi ci segue su TRS Radio, un video realizzato qui a casa nostra a Mafossano. Io lo trovo molto bello. Non spoilerò niente di più, dico solo che l'ho trovato molto bello, molto commovente. E in qualche modo fa pensare, fa sicuramente pensare, al di là di chi possa capire o meno l'inglese e quindi le parole, però già solo anche dall'immagine che tu hai dato in questo video, insomma, si realizza veramente un progetto interessante. L'unica cosa che non ho visto è che magari poteva il fiocchettino lilla, visto che era inerente È alla vero, è giornata. vero. L'ho solo messo sulla copertina, ma non l'ho lasciato, è vero. Ascolta Arianna, beh, noi siamo quasi in chiusura e avremo modo ancora di ritrovarci altre volte per chiacchierare con te. Come sempre, vabbè, intanto chiederti che cosa vuoi fare da grande, l'hai anche ripetuto prima, cioè il tuo mondo ormai è questo, no? La musica e il poter vivere di musica, e penso sia la cosa più bella per un artista in assoluto. Ma questa tua permanenza a Londra, cioè a livello scolastico, termina, finisce, rimane comunque sempre un prosequio?
Termina a luglio, prenderò una laurea in composizione musicale che Vai. sicuramente sarà utile. No, in realtà termina a luglio, ma sicuramente il percorso di formazione continuerà, nel senso che o a Saluzzo al PM o in Australia, ho diversi progetti che voglio attuare, ma non so ancora come e quando, ma sicuramente ci sarà una formazione sulla produzione musicale proprio, che intraprenderò, penso, il prossimo anno, settembre, ottobre. Ma è ancora tutto da decidere, perché questo È Covid ancora mi ha tutto in forze. è Sai che tutto ti in forze. faccio una domanda, visto che tu sei andata via dall'Italia, insomma, da casa tua ed eri giovanissima. Verso i giovani di adesso, non dico per la situazione di adesso, ok, che il lavoro c'è, non c'è, insomma, ma fare il cosiddetto anno all'estero, no? Che poi si ritorni a casa, serve ad aprire la propria mente? Serve in che modo? Se serve. Secondo me la cosa più utile al mondo, ma ne sono formalmente, cioè, fermamente convinta, perché siamo abituati chiaramente alle nostre comodità e quindi quando una zona è comfort noi ci adagiamo e giustamente ci abituiamo. Una volta che usciamo fuori dalla nostra cosiddetta comfort zone siamo fragili e quindi per forza di cose dobbiamo imparare nuove cose, dobbiamo imparare a conoscerci prima di tutto, dobbiamo imparare a capire chi siamo e per cosa stand for, per cosa crediamo, quali sono i principi. Se arriviamo in città diverse, dobbiamo imparare le loro culture, conoscere gente nuova, come socializzare. Quindi, secondo me, l'anno all'estero penso sia una delle cose più importanti che i giovani possano fare. Al di là appunto che poi ci rimangano Certo. o che poi ritornino in Italia, perché comunque l'Italia è una, cioè voglio dire, tornerei se avessi le possibilità di fare quello che faccio qua a Londra, che non si sa nel futuro cosa succederà in realtà. Però la realtà anche solo di Londra penso sia una realtà che apre molto la mente, questo sicuro. Nonostante insomma questa difficoltà oggi per noi di poter arrivare a Londra tra mille passaporti e cose varie. Purtroppo. Senti, comunque la cosa è mettersi in gioco sempre, Sì. assolutamente sì. E Uscire incluso, fuori dalla zona confortevole. Esatto. dovremmo farlo tutti, ma dobbiamo imporcelo, ecco, mettiamola così. Senti Arianna, prima di lasciarti lanciare il tuo nuovo singolo e darci anche dove poterti seguire, quindi lanciare anche il video quando uscirai tutto quanto su quale piattaforme, ti chiedo, c'è un libro che ti rappresenta dopo tutto questo tuo percorso dei 3 anni? Un libro? Sì. Sto leggendo, lo prendo anche, sto leggendo in realtà un libro che ho scoperto da pochissimo. Non sono un amante della lettura, questo devo ammetterlo. Penso che il lockdown mi abbia trasformato e in realtà sto leggendo più libri Meno male. del solito. E penso sia questo libro di Women Don't Owe You Pretty di Florence Given. Che racconta un po' il mio percorso in realtà, proprio che ho fatto con me stessa, al di là degli studi, quindi dell'accettarsi, di accettare chi siamo, di accettare i nostri pregi e difetti, di voler lavorare bene con noi stessi e imparare ad amarci. Questo penso sia il concetto che chiude i miei 3 anni di studi e in realtà di lavoro all'estero, ecco, proprio la conoscenza di me stessa e dei miei valori. E che quindi questo ci dà anche motivo ancora una volta di ascoltare il tuo nuovo singolo, perché poi sono le parole racchiuse all'interno di questo singolo. Arianna, io ti ringrazio tantissimo, ti auguro, beh, intanto quando torni da noi, insomma, di vederci a trovare, ti accoglieremo a braccia aperte. Nel frattempo ti lascio così l'ultimo lancio del singolo e naturalmente dirci dove possiamo seguirti e insomma tutto quello che da qui al 5 di marzo succederà. Certo, volentieri. Allora, ecco a voi Lost Again, che ho scritto col paroliere Carlo Bosticco di Alba, che potete ascoltare su tutte le piattaforme da in realtà stasera a mezzanotte. E per il video registrato alla Fondazione Fossano di Musica potete ascoltarlo e vederlo in anteprima su TRS e poi su tutte le piattaforme, ovvero YouTube, dal 5 di marzo. Grazie mille, Simona. Grazie Arianna, in bocca al lupo per tutto e alla prossima intervista. Alla Ciao. prossima. Ciao. Ciao.
that's all we fears. In this emptiness I must be found. We must be found. When I cry, when hide my tears, I'll face you down each time you come around. Easy to say, this room never ends, and I'm running when I see you away. Lost in the dark, and broken heart, and I'm watching myself doing it all again. I've lost again, every time I play the game. Taking all the blame, I'm lost again. In time I'll learn, I win, but until then, I guess I'll let the sadness in. Hungry, hungry, hungry for love, trying to build me up, pound by pound. Pound by pound. Nothing more to be afraid of, I'm getting off the merry-go-round. The merry-go-round. Easy to say, this road never ends, and I'm running without seeing the way. Lost in the dark, I'm broken heart, and I'm watching myself doing it all. Vivo Live. Ascoltiamo la musica che sale. Davvero dal vivo. Tutto quanto con Vivo Live. Ogni sabato pomeriggio dalle 2 alle 3 incontri in studio. TRS Radio, frequenza musicale che presenta ogni settimana artisti e ogni settimana musica, ma non solo musica. Vivo Live. TRS Radio. Radio davvero, davvero vivo live.